Sono Salvatore Palillo e sono il responsabile di Panasonic System Communication Company in Italia. Con il mio team ci occupiamo della commercializzazione di prodotti, in particolar modo che vanno nel settore B2B, quindi prodotti dedicati all'azienda. Tra questi prodotti abbiamo prodotti visual, quindi parliamo di videoproduttori e display, prevalentemente. Abbiamo prodotti communication, quindi centralini telefonici, stampanti, scanner, fax, notificazione. Poi abbiamo una parte di professional camera che comprende prodotti broadcast, quindi per l'emittenza televisiva, la produzione di immagini e la videosorveglianza. E una parte PC che non dipende direttamente da me, ma fa parte del nostro lavoro. Lo scopo di questa partecipazione, di questo evento a Firenze, è molto semplice: vogliamo presentarci ai clienti con un vestito diverso da quello solito di promotori di scatole e vogliamo cominciare a proporci come promotori di soluzioni. A questo proposito abbiamo in Europa un team di specialisti che si occupa di architettura, sviluppo, progettazione di soluzioni per i clienti e in questo modo vogliamo collaborare con le aziende, i nostri clienti, per migliorare la loro vita lavorativa. Abbiamo in questa sede realizzato 4 aree espositive, una per tipo di applicazione, diciamo così. Abbiamo una parte reception, una parte magazzino, una parte sala conferenza e una control room dove praticamente è possibile verificare cosa succede negli altri 4 ambienti. Questi 4 ambienti sono interconnessi fra loro con centralini telefonici, videosorveglianza e quant'altro necessario per permettere di dimostrare che i nostri prodotti sono completamente interfacciabili fra di loro, anche se appartengono a categorie diverse. È stata praticamente una presentazione di quello che siamo in grado di fare sostanzialmente, giusto per dare un esempio di soluzioni complesse. Possiamo parlare delle Olimpiadi di Londra, dove Panasonic ha realizzato tutto il sistema di videosorveglianza, dove erano installate più di 2500 telecamere che portavano il segnale in un'unica centrale di controllo, e abbiamo utilizzato i nostri videoproiettori da 20.000 ansi lumen durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Quindi sono 2 applicazioni delle quali siamo molto fieri.